A Bologna il primo accordo europeo sul tema del delivery food, promosso e firmato dal sindaco Virginio Merola e dall'assessore al lavoro Marco Lombardo, dai Riders Union bolognesi, dalle piattaforme SNAM e MyMenu e dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL. Un importante e inedito primo passo per dare garanzie ai lavoratori della gig economy, partendo dai Riders, che presto potrà essere diffuso anche a livello nazionale, che coniuga crescita dell'economia digitale e standard minimi di tutela per i lavoratori. Il digitale può essere fonte di buon lavoro e diritti. Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano, Comune di Bologna. Oggi firmiamo qui a Bologna la Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali partendo dai Riders. Perché intanto l'assessorato si è fatto promotore di questa iniziativa? Perché non potevamo aspettare che qualcuno si facesse male, o peggio, che qualcuno morisse sulle nostre strade per poter intervenire. Perché non potevamo aspettare che ci fossero dei ricorsi in tribunale per decidere la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, perché non potevamo aspettare che si formasse un governo per disciplinare questa materia. Allora abbiamo cercato di fare quello che potevamo da un'amministrazione comunale, perché se l'algoritmo e la modalità di organizzazione delle prestazioni attraverso le piattaforme, le nostre strade sono il luogo in cui di giorno e di notte questo lavoro si esercita. E quindi abbiamo chiesto, al di là della qualificazione giuridica del rapporto, cioè di definire se è un lavoro autonomo o se è un lavoro subordinato, perché non spetta a noi, spetta al legislatore nazionale, spetta ai giudici, spetta agli accordi tra le parti, ma di dire che almeno degli standard minimi di tutela per i lavoratori ci fossero, nella convinzione che noi dobbiamo spingere e promuovere l'economia digitale e la crescita delle piattaforme digitali. Noi non dobbiamo volere meno piattaforme digitali, noi dobbiamo volere più piattaforme digitali che però rispettino i diritti fondamentali dei lavoratori, come l'obbligo all'assicurazione per loro e per i terzi, come la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come una paga minima dignitosa con un compenso fisso minimo orario, come le libertà sindacali ed altre disposizioni previste dalla Carta. Questa cosa ha un ambito, se non sbaglio, di natura metropolitana e c'è un'innovazione non propriamente legislativa, ma comunque che va in quella direzione, che parte quindi in un ambito locale. È un meccanismo nuovo che si può attivare, questo, quello di lavorare tra livelli? Credo decisamente di sì. Questo è il primo accordo europeo di natura territoriale che riguarda la cosiddetta gig economy, l'economia dei lavoretti. Oggi ha un'applicazione sperimentale nel delivery food, quindi nella consegna di pasta a domicilio, e sui riders, che per noi, prima che essere ciclisti, sono lavoratori. Ma domani si potrà estendere ad altre città, ad altre realtà metropolitane. Oggi era presente per esempio l'assessore del Comune di Milano, speriamo di poterle estendere a Milano, a Roma, in altre città, o comunque di individuare un modello uniforme di tutela. Ma domani pensiamo di poterle estendere anche ad altri lavoratori digitali. Saranno sempre di più i lavoratori che utilizzeranno in futuro piattaforme digitali che magari non rientreranno nei contratti collettivi nazionali. Pensate alle piattaforme che potranno utilizzare delle persone o delle prestazioni per esempio montare i mobili, piuttosto che fare attività di dog sitting, i cosiddetti, quelli che una volta venivano definiti lavoretti e che oggi uno non ha il tempo e a volte neanche le competenze per poterlo fare. Ecco, noi chiediamo che ci sia una promozione di una nuova cultura digitale e credo che le nostre città sono un punto di vista, un osservatorio privilegiato, perché poi sono il luogo in cui questo lavoro si esercita. In sintesi, quindi, la Carta dei lavoratori che punti tratta? Allora, innanzitutto parte dai principi, che sono quelli di promuovere una cultura del lavoro digitale, promuovere la crescita dell'economia e delle piattaforme, tutelando i diritti fondamentali dei lavoratori. In particolare le disposizioni si concentrano sui doveri di informazione, perché è importante che i ragazzi, ma non solo, i lavoratori, quando firmano dei contratti, quando cliccano su dei contratti online, sappiano e abbiano tutte le informazioni necessarie per capire che stanno firmando dei contratti. Che ci sia la tutela dei dati personali per evitare che ci sia un telecontrollo a distanza delle prestazioni di lavoro o fuori dall'orario di lavoro.
chiedere che ci sia un meccanismo di rating reputazionale, sostanzialmente il fatto che se io lavoro in una piattaforma e vado in un'altra ho la possibilità di attestare che qualcuno mi certifichi l'esperienza lavorativa per non dover ripartire sempre da zero. Che ci sia un compenso equo minimo e dignitoso che faccia riferimento anche a un aggancio ai contratti collettivi nazionali ove presenti, che ci sia la libertà sindacale, cioè la possibilità per esempio di potersi astenere dall'attività o di poter fare sciopero in alcuni casi retribuito come previsto dalla legge, e che ci siano altri diritti che riguardano la salute e la sicurezza, in particolare gli obblighi di assicurazione per i lavoratori nei confronti dei terzi. Queste sono alcune delle disposizioni, ce n'è anche una che riguarda in prima persona il Comune di Bologna, perché l'amministrazione comunale si impegna a promuovere anche attraverso risorse, anche attraverso spazi, e quindi a incentivare le piattaforme che sottoscrivono la carta e che dimostrano di voler rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori. C'è per esempio una delibera che è già stata attuata, che dà degli incentivi economici per esempio sulla strumentazione, sulle biciclette, per poter andare in questa direzione, e che adotti misure in qualche modo che disincentivino i comportamenti delle piattaforme contrari ai principi contenuti nella carta. Come si dicevi, ci sono già altre città che stanno lavorando e sono interessate, oggi erano anche presenti come Milano a vedere questo importante passo. Riusciamo velocemente a diffondere questa cosa anche, visto che noi parliamo di regione, al territorio regionale? Me lo auguro, io anzi chiedo e auspico che la Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano firmata oggi a Bologna possa rientrare nel patto per il lavoro della regione e possa essere estesa anche alle altre città dell'Emilia Romagna, e mi auguro che a partire appunto dall'iniziativa della regione, l'iniziativa di territorio e dei comuni possa diventare un modello di riferimento anche a livello nazionale. La scelta che voi avete fatto di partecipare attivamente alla stesura della carta è anche un posizionamento della vostra azienda sul mercato, cioè questa cosa è importante anche per i vostri clienti? Noi in realtà già da sempre promuoviamo questa idea di qualità del servizio e in tal senso ci siamo sempre impegnati a mantenerla anche internamente nella nostra organizzazione. I nostri clienti probabilmente avevano anche già visto sui nostri canali social piuttosto che quante volte abbiamo anche promosso e fatto sapere alla nostra clientela quelli che potevano essere i valori che noi spingevamo e quelli valori in cui credevamo. Quindi penso e credo che un servizio di qualità sia fatto anche di questo, quindi probabilmente i nostri clienti anche hanno da sempre apprezzato e apprezzeranno il fatto di ricevere il pasto con un incaricato alla consegna sorridente e sapendo anche che le sue condizioni sono di un certo livello. Quindi l'impresa digitale, che a volte viene pensato come strumento per togliere lavoro più che darlo, in realtà può avere finalità anche sociali, o nel suo comportamento competitivo può avere finalità sociali? Sai, le piattaforme digitali, specie ovviamente essendo delle nuove aziende ed offrendo servizi nuovi cui la gente può essere più o meno sensibile e di conseguenza può essere più o meno disponibile a pagare determinati prezzi, ha l'obiettivo iniziale di farsi conoscere. Con questo obiettivo iniziale ovviamente di farsi conoscere difficilmente ci possono essere dei grandi profitti in una fase iniziale. Ma io credo e sono fermamente convinto che le condizioni di lavoro, ad esempio, debbano prescindere anche da quelle che sono le situazioni economiche, da quelli che sono i profitti che maturano le aziende. In questo senso qui i lavoratori non possono essere penalizzati e non possiamo pensare di rigirare a loro quello che è il rischio di impresa che abbiamo deciso noi, giovani imprenditori, di farci carico. Questa cosa succede qui a Bologna con imprese bolognesi tra i primi firmatari. C'è una motivazione per questo secondo te? La motivazione direi principale è sicuramente, o una delle principali quantomeno, è sicuramente che il Comune di Bologna si è reso protagonista ed ha voluto spingere, impegnarsi in quanto protagonista nella negoziazione, anche quindi nel creare questo tavolo di confronto con le varie piattaforme, senza il quale credo che nulla sarebbe mai concretizzato, perché è fondamentale ovviamente sentire il parere di tutte le parti. Perché dall'altra parte c'è qualcuno che... Esattamente, c'è qualcuno che lavora in determinate condizioni, opera in determinate condizioni, che è importante conoscere per trovare soluzioni concretizzabili, cioè non che rimangano solo sulla carta. Per il resto, come
dicevo prima, sono per lo più situazioni standard che noi applicavamo già prima, quindi verranno ovviamente applicati anche a Padova, Modena, sono già applicati anche a Padova, Modena, Brescia, Verona, tutte città in cui noi già operiamo, e ovviamente saranno applicate anche in tutte le nostre prossime aperture o nelle città dove ci ritroveremo tramite altre operazioni di fusione. Benissimo, grazie mille Edoardo. Oggi parliamo della carta dei diritti fondamentali dei riders. Tu in qualche modo rappresenti queste persone, questo movimento. Come avete partecipato? Qual è stato il vostro percorso che ci ha fatto arrivare oggi qua? Sì, allora io sono appunto un rider e faccio parte di Riders Union Bologna fin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato tra di noi a confrontarci, ad organizzarsi da quest'autunno in avanti. Abbiamo messo in campo insomma varie forme di protesta, di mobilitazione a partire da un grande sciopero, poi abbiamo fatto insomma delle uscite pubbliche in cui abbiamo sensibilizzato l'intera città e siamo arrivati diciamo anche all'amministrazione comunale che ha preso diciamo parola, ha preso posizione rispetto a quelle insomma che erano e sono le nostre condizioni di lavoro e le nostre rivendicazioni. Da lì si è avviato questo percorso di contrattazione metropolitana che ha visto coinvolto appunto noi, Riders Union appunto, e l'amministrazione comunale. Da lì insomma da questo confronto è nata diciamo questa carta dei diritti del lavoro digitale che riguarda i riders, ma non solo, poi si potrà insomma estendere anche altre categorie riguardo a questo tipo di lavoro, e al cui interno ci sono insomma tutti i punti che noi abbiamo portato avanti e che sono fondamentali, come la copertura assicurativa totale sull'infortunio, come una paga minima oraria dignitosa che faccia riferimento a contratti collettivi nazionali, come un monte ore garantito, come anche diciamo delle indennità sul maltempo, sui festivi e anche riguardo a quelli che sono diciamo i diritti sindacali. Su questo insomma è stato un percorso non semplice, che però ci vede oggi qua a fare la firma che noi diciamo reputiamo importante ma non risolutrice di tutti i problemi. Ovviamente questo per noi è uno strumento che possiamo usare e vedremo quali piattaforme la firmeranno. Per il momento SNIAM e MyMenu, più avanti insomma vedremo se altre si aggiungeranno. Ovviamente la firma di questa carta non è la risoluzione di tutti i problemi, sicuramente uno strumento importante, dopodiché dobbiamo diciamo vedere quelle che firmano se rispettano insomma la carta e i principi. Quindi ci sarà una contrattazione di secondo livello tra quelle aziende e noi appunto riders. E diciamo allo stesso tempo per quelle che non la firmano chiediamo che il comune metta in piedi delle misure disincentivanti, sanzionatorie, e da parte nostra sicuramente metteremo in campo delle forme di mobilitazione e di pressione ulteriori. Ecco, quanto è facile o quanto è difficile mobilitare persone che magari, vuol dire, non hanno un'abitudine sicuramente al sindacato? Certo, no, sicuramente non è semplice, sia per il tipo diciamo di lavoro di cui parliamo e anche la composizione. Ci sono molte persone che fanno questo lavoro non come appunto unico lavoro per tutta la vita, ma sono anche di passaggio. Allo stesso modo il tipo di lavoro è impostato in modo tale che ogni persona si senta diciamo isolato, che non abbia il rapporto con gli altri, quindi tutti questi sono aspetti che ovviamente influiscono poi e bloccano sicuramente il livello anche di auto-organizzazione. Però noi abbiamo fatto vedere insomma Bologna dimostrazione che ci si può fare anche sperimentando nuove forme come nel nostro caso di contrattazione metropolitana, si può arrivare a dei risultati. Sappiamo che la strada è difficile, anche perché dall'altra parte abbiamo a che fare con dei grandi colossi, con delle multinazionali che sicuramente insomma non regalano niente, però da Bologna lanciamo un segnale importante oggi. Oggi parliamo di carta dei diritti dei lavoratori digitali, sindacato, quindi struttura, organizzazione che ha un grande passato con in realtà il recente, oramai significativo e diffuso, ma con il recente del digitale. Come possono andare a braccetto queste due cose? Ma io credo che, così come abbiamo detto prima nella presentazione della carta, ci sia la necessità di costruire una nuova normazione che avviene attraverso leggi di cui si deve occupare il Parlamento e attraverso accordi e contratti di carattere sindacale di cui ci dobbiamo occupare noi insieme ai lavoratori tutti quanti interessati. Bisogna costruire delle condizioni che consentano di poter dare le giuste regolamentazioni a quello che sarà il mercato del futuro, che sarà un mercato rappresentato da tecnologie che tenderanno sempre di più a costruire rapporti di carattere individuale, e quindi dovremmo cercare di essere capaci di mettere in condizioni il singolo lavoratore di avere a disposizione
tutto ciò che gli serve sotto il profilo dei diritti fondamentali per poter contrastare lo sfruttamento da parte delle grandi imprese, soprattutto delle multinazionali, le quali si comportano nei paesi a seconda anche di come le legislazioni gli danno la possibilità di muoversi. È chiaro che in un paese come l'Italia, in cui abbiamo un mercato del lavoro che è sostanzialmente un colabrodo, dove ci sono oltre 50 possibili rapporti di lavoro diversi, c'è bisogno di mettere una regolamentazione che consenta di ridurre tutta questa quantità di rapporti di lavoro, così come anche ridurre la quantità dei contratti esistenti, perché abbiamo oltre 900 contratti nazionali di lavoro che creano sostanzialmente una giungla all'interno della quale chiunque venga a lavorare nel nostro paese può scegliere il contratto che costa di meno e quindi sfruttare le persone come meglio crede. Quindi bisogna che noi rivediamo come organizzazioni sindacali un po' quella che è la linea delle politiche contrattuali, ma allo stesso tempo bisogna che anche il governo, il Parlamento e le forze politiche facciano la loro parte. Può essere un punto di partenza quello qui, e siamo a Bologna? Ma direi di sì, Bologna da questo punto di vista ha sempre dimostrato di essere un laboratorio sano di proposte utili che possono rappresentare anche modelli alternativi in campo nazionale. Io penso che il lavoro che qui abbiamo fatto sia un lavoro che consente di mettere a disposizione degli elementi importanti e significativi per costruire questi aspetti di carattere legislativo e contrattuale a cui facevo riferimento prima. Credo che la Carta dei diritti fondamentali metta, diciamo così, un primo mattoncino dentro a quello che deve essere poi un percorso che va esteso in tutto il paese e che va diciamo così, rafforzato attraverso delle buone pratiche di contrattazione e attraverso il fatto che l'occupazione buona scacci l'occupazione cattiva. Da organizzazione d'azienda, la prima domanda che ti faccio è: perché un'azienda sceglie di investire il proprio tempo e di andare in questa direzione dal punto di vista strategico? A livello strategico diciamo che comunque da vari mesi dopo l'invito da parte delle istituzioni ci siamo messi avanti per comprendere se poteva essere un'opportunità. Abbiamo compreso chiaramente anche con i nostri legali, con chiunque ci segua su quelle tematiche un po' più complicate, e abbiamo capito benissimo che era comunque un'opportunità. Questo perché? Perché comunque la carta descrive tanti punti che oggi sono già rispettati da parte nostra. Abbiamo chiaramente avuto un tavolo di trattative, ci siamo venuti incontro su alcune tematiche e abbiamo compreso pochi giorni fa appunto che questa poteva essere una mossa comunque strategica per fare un passo avanti per quanto riguarda chiaramente la tematica dei diritti dei lavoratori, che come dicevo prima già in parte rispettiamo e comunque cerchiamo sempre di più nel quotidiano di portare avanti come questione. E facendo un passo indietro ancora, come ho detto prima durante la presentazione, da sempre noi lavoriamo con un'ottica qualitativa sia di prodotto sia di servizio che di collaboratori che lavorano con noi nel quotidiano. Per questo motivo secondo me era comunque fondamentale far capire a tutti che noi ci siamo e siamo assolutamente protagonisti di questa scelta. Adesso si passa alla parte applicativa, quantomeno alla prima parte applicativa. Quali sono i passi critici da questo punto di vista e come vi state organizzando? Sicuramente le tematiche più importanti sono in primis quella del compenso equo e dignitoso, che tendenzialmente eravamo già posti in precedenza prima di firmare il tutto. Le clausole sono parecchie, però diciamo che su un 90% più o meno siamo già a posto. Chiaramente, come diceva l'assessore Lombardo, ci sarà un checkpoint ogni sei mesi e molto potenzialmente entro qualche settimana noi comunque dovremmo essere già in regola su tutte le tematiche che appunto devono essere applicate per seguire questa carta dei diritti. Insomma, il nostro impegno massimo su qualsiasi fronte, ripeto, la qualità per noi è importantissima, anche per chi collabora nel quotidiano, appunto per essere tutti contenti di portare avanti passo dopo passo questa avventura. Questo accordo riguarda alcuni soggetti, ma non tutte le imprese che operano già su questo settore. Guardi, per noi era importantissimo arrivare dove siamo arrivati oggi, quindi aprire una breccia rispetto ad un muro che c'è stato fino a ieri, e questo è un dato importante. Sono in questo territorio, in quest'area metropolitana, sono circa 500 i lavoratori interessati. Le piattaforme che hanno firmato riescono a stabilizzare circa 200 lavoratori, ne rimangono fuori 300 che sono comunque i lavoratori di grandi aziende e quindi delle multinazionali. Noi dobbiamo lavorare per fare in modo che queste aziende rientrino dentro e quindi prima o poi arrivino anche loro a riconoscere questo tipo di accordo. Non hanno e hanno disconosciuto, da quello che è emerso nella trattativa, l'articolo 4, che è semplicissimo, che è quello che garantisce alcuni diritti ai lavoratori a partire da quello che è un minimo
di salario che garantisce tutti questi lavoratori che naturalmente sono in delle condizioni di vero e proprio sfruttamento. Non accettano, vogliono andare avanti nella loro posizione che noi riteniamo ingiusta. Beh, occorre dire ai cittadini che questa Carta dei diritti non solo salvaguarda i lavoratori, ma salvaguarda anche i cittadini dal punto di vista della qualità dei prodotti, e dall'altra parte dire ai cittadini che quelli che vogliono sfruttare i lavoratori non devono avere spazio all'interno di questo territorio. Quindi una sorta di boicottaggio che prima o poi, se non lo fanno, dovremo cercare di farlo fare ai cittadini e di dire: chiamate altri numeri, non chiamate questi numeri. E buoni esempi ce li abbiamo. Esatto. Benissimo, grazie, grazie mille. A lei. Il contratto, la carta, se non è il contratto di cui parliamo oggi, regola in qualche modo l'attività di Riders, però si pone anche come possibile obiettivo quello di interessare settori e business più ampi come quello della gig economy. Io credo che oggi, come ho detto nel mio intervento, abbiamo scritto una prima pagina di una storia nuova, che è quella di provare a rappresentare tutti quelli che sono i lavori che la gig economy, i Riders, Industria 4.0 sta creando, lavori che non sono rappresentati, lavori che non hanno una loro dignità, lavoratori che non hanno una loro dignità perché mancano i diritti fondamentali. Oggi qui abbiamo scritto in questa carta alcuni importanti passaggi, tipo quello dell'assicurazione garantita, tipo quello della possibilità di essere informati per chi lavori e per chi, e cosa fai, e soprattutto abbiamo cominciato a capire che esiste un mondo nuovo, che è questo della gig economy, un mondo che in altri paesi addirittura si prestano prestazioni, vengono date prestazioni che possono essere quelle delle pulizie, e quindi anche qui da noi molto presto credo che le piattaforme cominceranno ad utilizzare anche questo tipo di settore lavorativo per far lavorare i lavoratori. Per cui importante farlo, importante continuare sulla strada che si è tracciata oggi e cercare di approfondire ancora meglio quelli che possono essere eventualmente gli elementi per migliorare le condizioni di questi lavoratori, che non hanno paradossalmente categorie di appartenenza, cioè contratti di appartenenza. Ci sono 900 contratti nel panorama italiano, ma molto spesso nessuno di questi contratti racchiude al suo interno questi lavoratori.